Ciao! Benvenuto in questo posto ancora dedicato al concetto di sentimento ed emozione. Quando abbiamo visto le due modalità di interpretazione del segnale unificato che proviene dal nostro essere profondo, ci siamo resi conto a un certo punto che queste due modalità, che sono due modalità che appartengono interamente alla realtà virtuale, sono due modalità che nascono spontaneamente in quanto l'essere profondo ha necessità di confrontarsi con un mondo duale per potersi capire e potersi conoscere interamente ed evolvere soprattutto. Ora, quello che è più importante è capire che queste due modalità che noi vediamo in questo modo molto conflittuali, perché una modalità, quella emotiva, è completamente libera ed espansiva e quindi ha il parametro dello spazio, perché si estende, noi ci sentiamo in uno spazio completamente alterato, uno spazio diverso, però non possiamo identificarle con il tempo, le sentiamo l'emozione come qualcosa di troppo veloce, qualcosa di fugace, possiamo soltanto percepirne l'intensità attraverso i sensi, attraverso tutta la nostra fisicità, mentre per quanto riguarda il sentimento noi lo vediamo collocato nel tempo e non nello spazio, cioè noi vediamo costruire questa modalità informativa nel tempo, magari si solidifica o può anche distruggersi, però comunque è articolata in una sequenza temporale. Quindi vediamo che attraverso questa modalità abbiamo la modalità appunto del tempo, cosa che non abbiamo invece nel concetto di emozione. Allora, che cosa succede? Che a questo punto, se noi viviamo questa conflittualità, non riusciamo noi stessi a capirci, perché sono due segnali che sembrano contrastanti. Allora, che cosa creiamo dal punto di vista virtuale? Perché ricordiamo che questa divisione è una divisione completamente fittizia. Si crea quella che è la mente. La mente che cosa fa? Crea una zona neutra in cui questi due segnali possano unificarsi. Solo che la mente è una creazione virtuale, per cui tutta questa zona che va a creare la mente è una zona di comfort, una zona che difficilmente l'individuo vorrà andare a demolire, perché è il suo appunto spazio vitale, il suo spazio virtuale in cui quello che si percepisce come conflittualità e soprattutto quello che non si vuole risolvere dopo averlo percepito come conflittualità finisce in questa zona di comfort. Allora, che cosa succede? Che la zona di comfort è una zona in cui soggiacciono dei conflitti interiori e sentiamo dentro di noi ribollire l'emozione e provare dei sentimenti contrastanti. Abbiamo come un paradosso irrisolto e ci abbiamo messo sopra una grande pezza, un grande masso, e quel masso l'abbiamo chiamato zona di comfort. E attraverso questo filtro poi andiamo ad interpretare quella che è la nostra realtà virtuale che creiamo giorno dopo giorno, perché la virtualità ha proprio quella funzione e la divisione che c'è della virtualità serve appunto per creare tutta una serie di situazioni affinché l'essere profondo possa agire all'interno di questo mondo virtuale ed essere anche questa modalità frammentata. Ora, e comprenderla soprattutto, e conoscersi per differenza. Che cosa succede? Quando si crea questo contrasto, abbiamo una zona di comfort in cui sembra che tutto vada bene e arrivano alla nostra fisicità, perché a quel punto tutti i contrasti diventano fisici, diventano somatici, arriva alla nostra fisicità una sorta di sintomatologia, un avviso da parte delle nostre parti divise interiori, quelle che noi percepiamo come parti interiori. Quindi noi percepiamo questa realtà interiore e questa realtà esteriore, quindi ci sentiamo divisi. Nella zona di comfort questa divisione viene percepita come qualcosa di normale. Ma perché è normale lo spazio-tempo, è normale la causa ed effetto appunto nella realtà virtuale, è una situazione di normalità. Ma sotto questa normalità, dicevo, ci sono questi conflitti. E allora a noi che cosa succede? Proviamo all'interno della nostra fisicità dell'ansia, proviamo ansia. L'ansia ci manifesta questo conflitto che noi percepiamo come conflitto e che è pure irrisolto.
Cioè una domanda che ci siamo fatti a cui non è stata mai data una risposta, ma la domanda ce la siamo fatta: perché siamo divisi? Ora, a questa risposta abbiamo messo una grande pezza e abbiamo creato il nostro spazio virtuale con le nostre belle abitudini, i nostri bei condizionamenti, con la nostra mentalità. In questo spazio noi viviamo e difficilmente noi vogliamo uscire. Ma tenendo che cosa succede a queste due modalità di accesso delle informazioni che vengono dall'essere profondo, a un certo punto c'è una modalità conservatrice di questa zona di comfort e una modalità invece creatrice, una modalità che da creatrice può diventare distruttrice. Quindi ogni volta che arriva un'informazione dall'essere profondo, se non corrisponde ai parametri di spazio-tempo o comunque della mentalità in corso attivata nella zona di comfort, questa viene rigettata. Il conflitto cresce sempre di più. Quindi insieme alla zona di comfort, sotto vi è un'altra zona di discomfort, è una zona terribile in cui soggiacciono tutti i conflitti che diventano grandi esattamente quanto la zona di comfort. Più grande è la zona di comfort, più grande è il conflitto. E cosa succede? Che questa divisione che noi proviamo la percepiamo a livello fisico come ansia. L'ansia ci sta dicendo che c'è qualcosa che va risolto, c'è qualcosa che va rimosso, c'è qualcosa che va costruito, distrutto, costruito e distrutto. Questo perché? Perché tutto ciò che noi andiamo a costruire poi porterà a un certo tipo di consapevolezza, ma quella consapevolezza porterà ad un altro tipo di consapevolezza che spazzerà via quella precedente. Quindi il ciclo di creazione e distruzione è un ciclo continuo nella virtualità. Se non si percepisce questa ciclicità della consapevolezza, noi prenderemo tutti i nostri conflitti interiori e li metteremo in una zona nascosta, pensando che si possa contenere, e quindi quella parte conservatrice terrà in evidenza la zona di comfort, ma cercherà di nascondere in tutti i modi quella conflittualità della zona di discomfort. A questo punto noi ci sentiremo trascinati dagli eventi e cominceremo a costruire nella nostra virtualità tutto ciò che appartiene alla virtualità stessa: il fato, qualcuno che ci comanda, un complotto. Costruiremo tutta una serie di meccanismi che giustificheranno la repressione della zona di discomfort. Ora, tutto questo processo è un processo che si è articolato e che si sviluppa perché possa fungere da strumento conoscitivo. Invece noi lo vediamo soltanto dalla prospettiva virtuale e quindi lo vediamo nella sua frammentarietà e perde di funzionalità. Ora, il nostro essere profondo, la nostra parte unificata, deve essere ripristinata in noi. Se ci poniamo dalla prospettiva del nostro essere profondo, tutto ciò che noi stiamo vedendo nella realtà virtuale ha una sua funzione esplorativa e conoscitiva. Quindi è l'altra faccia del nostro essere profondo, la faccia che viene proiettata e la faccia che serve appunto per comprendersi fino in fondo, per acquisire consapevolezza. Dalla prospettiva virtuale noi vediamo la zona di comfort, la zona di discomfort, la conflittualità. Tutto questo conflitto noi possiamo viverlo anche come un complotto ai nostri stessi danni, ma non possiamo farci dei danni se invece ci troviamo nell'altra prospettiva, che è la prospettiva reale, la prospettiva che ci dà la possibilità di vedere la virtualità in modo completamente diverso. E se noi riusciamo a collocare i nostri occhi in quella prospettiva e non nella prospettiva della zona di comfort, allora noi riusciremo a vedere le cose come stanno realmente. Per cui ogni volta che c'è una crisi, ogni volta che arriva la sintomatologia dell'ansia,
dobbiamo ascoltare quella voce, perché quella è la voce che ci fa capire che c'è qualcosa che nella virtualità non sta funzionando come dovrebbe e dobbiamo acquisire consapevolezza di quel qualcosa. Al prossimo post, ciao ciao!